Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Saluto Matteo Ciao a tutti. Aldamonte, reduce dalle fatiche mondiali. Ma fatica è sempre piacevole, dai, ci si diverte sempre. Assolutamente sì, poi avremo modo di parlarne nel corso del nostro appuntamento settimanale, che ovviamente apriamo in copertina la Serie A benedetta maschile che non smette di stupire, Matteo, con risultati anche sorprendenti. Ed una ormai incontrastata certezza, il Conversano primo in classifica. A questo punto inizia a diventare quasi preoccupante per il resto del campionato, non per Conversano ovviamente, questa situazione perché soprattutto sono cadute sia Sassari sia Siena, che sono le due principali indiziate per dare filo da torcere a Conversano. Conversano continua a vincere, a questo punto si fa preoccupante il gap che riguarda la vetta. Servizio? Facciamo, Assolutamente sì, poi un vediamolo. gradito ospite subito dopo il servizio. È un weekend con vista sulla Final Eight di Coppa Italia, quello della 17ª giornata e che mette in scena 7 incontri di grande interesse in Serie A Beretta. Sfida in copertina alla Pala Santoro, dove Raimon Sassari e Diego Siena misurano le loro ambizioni in un confronto estremamente affascinante. I sardi arrivano dal recupero di mercoledì contro Bolzano e dalla cocente sconfitta di sabato scorso a Trieste, ma anche a Siena l'ultima uscita stagionale ha fatto piuttosto male col 30-25 della Palaestra per mano dell'Acquasapone Junior Fasano, sfida segnata dai gol del duo Yalstam-Franceschetti. Fasanesi e triestini, carnefici delle inseguitrici del primo posto, si affrontano alla Palaestra Zizzi. Poche pretese di classifica per entrambe, comunque. Diversa la condizione della capolista Conversano, vantaggio considerevole in classifica sulle sfidanti per Nelson e compagni, che nel match tra Sassari e Siena individuano concrete possibilità per veder rallentare almeno una delle grandi pretendenti al trono della Serie A Beretta. L'ideale di Tarafino sarebbe un pari, ma senza comunque distogliere lo sguardo e la testa dal match interno contro la Team Network Albatro, partita tutt'altro che da sottovalutare perché gli Aretusei vengono da due vittorie consecutive e sono in crescita. Altra contendente altoatesina per la Santarelli Cingoli. Ai marchigiani sta stretto il pari 27-27 contro Bolzano in casa, ma il pensiero deve necessariamente andare all'Alperia Merano perché in zona retrocessione ogni tentennamento può coincidere con uno sprint di chi insegue. C'è Siracusa, ma ci sono anche Banca Popolare Fondi e Salumi Ficio Riva Molteno. I lombardi ricevono lo Spararepan, i laziali fanno visita al Bolzano del neoacquisto azzurro Michele Scatar. Completa la giornata Cassano Magnago Bressanone, entrambi stanziali a centro classifica. Parlavamo di sorprese, avvio di trasmissione, registrate in occasione dell'ultimo turno, una grande sorpresa l'ha regalata il Trieste che ha battuto alla Palachiarvola il Sassari, la Raimon Sassari. Abbiamo ospite, graditissimo di questo appuntamento settimanale, Giorgio Oveglia, tecnico della formazione friulana, che salutiamo, ritroviamo con piacere e lo vediamo anche in perfette condizioni, no? Perfetta forma. Che Alla dici, grande, Matteo? carichissimo. Penso che tornare in panchina gli abbia ridato grande entusiasmo. Anche se qualcuno mi dice, però, Giorgio, poi sai, insomma, a noi arrivano sempre un po' di voci, che in panchina tu da allenatore, nel momento in cui non devi stare al fianco di un allenatore, insomma, soffri in maniera, eccessiva. Confermi? Buonasera a tutti, ciao Marcello, ciao Matteo. Io mi reputo un allenatore, questo è il mio ruolo naturale. Ovviamente poi per varie vicissitudini ho dovuto passare nel settore aziendale. Comunque mi diverto molto, mi diverto durante la settimana a stare con i ragazzi, a preparare le partite, a studiare, a soffrire, a studiare, però questo è il mio modo. Ecco, chiedo alla regia intanto se è possibile perfezionare il collegamento audio con Giorgio Veglia perché abbiamo alcune pause. Matteo, allora, Trieste, lo abbiamo detto, insomma, è stata una sorpresa importante, sorpresa guardando la classifica, altrimenti non ovviamente il blasone del team friulano. Sì, sicuramente sì, sorpresa riguardo alla classifica, meno rispetto al roster, no? Perché comunque ha giocatori importanti, a partire da Gianluca Dapiran, che è stato il grande rientro estivo, che continua a essere un giocatore preziosissimo, in grado di... Oveglia lo sta mettendo praticamente, manca solo che giochi in porta Dapiran, perché gioca veramente dappertutto. Si è mossa tanto sul mercato come squadra. Credo, Giorgio, confermami, che ci sia...
A partire dalla novità della presidenza con Alessandra Orlic, una nuova verve, no, a Trieste, non che prima non ce ne fosse, però forse prima si viveva con il ricordo di quello che è stato, adesso si guarda ancora di più a quello che potrà essere. E certamente dopo 50 anni il cambio della dirigenza, della presidenza è stato molto importante, sembrava impossibile che a Trieste se te lo ducano le cose non potevano andare avanti, cioè, come abbiamo visto le cose sono state messe sulla carta bene, abbiamo entusiasmo, abbiamo cose certamente nuove in società che forse non erano abituati. Per me, di fatto, lo sportivo, posso dire che mentre portavo da tanti anni per parlare per gli anni futuri, c'è una programmazione giovanissima per la Serie A, una buona. Ecco Giorgio, la sensazione, ma anche in questo caso chiedo la tua conferma, è che in questo momento Trieste stia lavorando ovviamente per il presente, perché c'è un campionato in corso e c'è una salvezza tranquilla da conquistare, intanto nell'immediato, ma al tempo stesso tutto ciò che state in qualche modo portando avanti in questo periodo dall'inizio della stagione è anche guardato in prospettiva, cioè in prospettiva prossima stagione quando, insomma, recuperato il gap che avete accumulato nella scorsa estate dopo il cambio al vertice societario, potrete ripresentarvi ai nastri di partenza con progetti ancora più ambiziosi. Correggimi se sbaglio. Certamente ti confermo che primi stiamo lavorando e sto lavorando per questo campionato. Non siamo nelle prime posizioni, un po' per colpa nostra, ma non forse possiamo ambire un po' di più a qualche altra posizione, ma abbiamo sbagliato certe partite e ora certamente a livello di classifica paghiamo questo problema. E non ti nascondo che questa è la priorità, però stiamo già lavorando, te lo dico tranquillamente, sia per fare la squadra il prossimo anno, per dare le basi, per i vittori, conferme, e stiamo lavorando tutto in questo momento. Un po' ti assicuro, anche sto lavorando forte, perché sto cercando di mettere in panchina un allenatore di spessore per fare questa attività. E quindi scatterà il Totonomi. Credo che Matteo Aldamonte abbia già qualche idea. No, non voglio dire niente. In proposito, però, allora, mentre... Beh, ci hanno già dato una notizia che non sarà lui l'allenatore. Questa è già... Insomma, lui preferisce, come abbiamo sottolineato più volte, lavorare di fianco. Insomma, mentre stiamo vedendo intanto in sovraimpressione la classifica, non dimentichiamo che ieri si è giocata una partita molto importante, Sassari-Bolzano. Abbiamo le interviste, no? Assolutamente, ascoltiamo. Un punto perso, perché il campionato non aspetta, perché hai perso due partite dove non dovevi perdere, oggi hai perso un altro punto, due settimane fa eri primo in classifica insieme al Conversano, oggi sei a 5 punti e hai compromesso un campionato, quindi il punto è assolutamente perso. Adesso sabato la partita con Siena, l'immediata opportunità di rifarvi e magari trovare quantomeno un secondo posto solitario in vista poi della Coppa Italia. Sì, adesso c'è da ritrovare le energie per sabato, oggi i ragazzi ne hanno speso tante, oggi posso dire poco dal punto di vista dell'atteggiamento, sicuramente atteggiamento è mancato nella partita con Brixen e negli ultimi 10 minuti con Trieste, oggi almeno da questo punto di vista posso dire poco. È un periodo dove io non trovo mai alibi, non trovo mai scuse, però è anche un periodo dove comunque gira male. Sì, penso che è un risultato giusto oggi, un pari, perché era una partita molto equilibrata. Penso che era una partita veramente bella perché erano alti i ritmi, abbiamo spinto tanto noi, però anche loro. Niente, oggi abbiamo giocato contro una squadra veramente forte e sono contento con la prestazione di mia squadra. Immagino sia un pari completamente diverso rispetto a quello ottenuto a Cingoli contro una squadra, senza mancare di rispetto alla Santarelli, più forte rispetto all'ultima che avete affrontato. Sì, noi contro Cingoli abbiamo pareggiato, però abbiamo visto che questo campionato è molto equilibrato, abbiamo visto che anche Sassari a Cingoli non ha vinto molto facile. Noi abbiamo cambiato tanto e sono cambiate tante cose a Bolzano, però adesso siamo riusciti a portare un giocatore di valore, Shkatar, che ha cambiato tanto il nostro gioco e è diventato tutto un po' più fluido. Allora è più facile giocare soprattutto in attacco.
Bene, queste le interviste realizzate ieri al tema della partita tra Sassari e Bolzano. Abbiamo già visto la classifica, ma c'è un prossimo turno, sabato, insomma, ancora più interessante. Molto interessante, perché è un ottimo antipasto di quello che succederà poi a Salso Maggiore il weekend successivo in Coppa Italia. Vediamolo con l'aiuto della grafica, a cominciare dal big match tra Raimon Sassari ed Ego Siena. Occhio anche a Bolzano Banca Popolare Fondi, Cassano Magnago Bressanone, una partita di grande tradizione. Acque Sapone Junior Fasano contro il Trieste di Giorgio Veglia, Alpena Merano Santarelli Cingoli, Conversano capolista Team Network Albatro, che ha vinto le ultime tre partite consecutive, Salumificio Riva Molteo contro Spara Eppan. Giorgio, dal tuo osservatorio privilegiato, ci aiuti a decifrare un po' questo campionato di Serie A Beretta maschile? Diciamo che la bellezza di quest'anno sta senz'altro nel di avere tutte le partite con un grande equilibrio. Prima parlavate del Conversano che è scappato. Certo, Tarafino ha dei punti importanti, ma da oggi alla fine a dire che Conversano è tranquillo, che ha ucciso il campionato, penso proprio di no. E ci saranno delle sorprese, ci sono sorprese ogni sabato, e questa è la bellezza del 2020-2021. Ecco, anche perché mi pare che l'insidia si nascondi dietro ogni angolo, no? Se pensiamo ai risultati ottenuti dal Siracusa, no? Che ha fatto punti a Bolzano, soltanto insomma, per ricordare un risultato importante, ha battuto il Cassano Magnago, più che lecito dire che, insomma, mai, che nessun dorma, perché sì questo è fuori di dubbio, veramente può succedere di tutto, anche perché poi chi sta sotto è in una lotta veramente forse ancora più serrata di quella, vero, per lo scudetto, e vero, quindi gioca col coltello tra i denti, e appunto chi ha giocato contro Siracusa nelle ultime tre settimane se ne è accorto. Grande equilibrio, Giorgio, livello tecnico secondo te rispetto agli ultimi campionati, volendoci limitare chiaramente al girone unico? Ah, diciamo abbiamo un buon livello di pallamano, secondo me possiamo ambire a qualcosa di più in Italia, dobbiamo essere più rischiare, possiamo essere più ambiziosi, possiamo vedere una non tipo mondiali, quello che ha fatto vedere Matteo in queste ultime settimane, però l'Italia può ambire a un livello più alto. Adesso sta a noi società poter mettere in campo questo spettacolo. Assolutamente, poi apriremo una parentesi sui mondiali, prima però, insomma, giusto ottimizzare quello che è il prodotto italiano, perché siamo praticamente alla vigilia, settimana prossima, le finals di Coppa Italia a Salso Maggiore Terme. Si affronteranno le migliori 14 squadre italiane maschile, sono 8, Final 8, Final 6 al femminile. Stiamo vedendo in grafica i due tabelloni, prima quello maschile e quello femminile, che si sono formati solo ieri dopo le partite, dopo i recuperi che si sono disputati, e c'è grande equilibrio e dovremo vedere quello che succederà, perché davvero lì può succedere tanto. Secondo te, Giorgio, ci dai insomma le favorite? Anzi, ti chiedo di fare anche uno strappo alla regola: la favorita al maschile, favorita al femminile. Beh, la favorita al maschile è senz'altro Conversano, e poi sorpresa mina vagante può essere il Bressano. Delle femmine io sono un tifoso del mio amico Ubinessi, quindi Brixen, scommetti forte su Brixen, che sta raccogliendo molti consensi, insomma, tra gli addetti ai lavori, proprio in prospettiva Coppa Italia. Grande spettacolo, Matteo, vogliamo soltanto ricordare i tanti appuntamenti prima di aprire la parentesi mondiale. La giornata dei quarti di finale si aprirà il 12 febbraio alle 10 di mattina, perché si aggiungono rispetto agli anni passati anche due quarti di finale al femminile, e quindi si comincia alle 10 e poi al ritmo di due ore per ciascuna partita si arriverà fino al match serale delle 20. Giorno dopo le due semifinali maschile e femminile alternate a partire dalle 14, 10, 12, 16, 18, ricordo bene, è il programma invece della giornata finale. Bene, poi chiaramente avremo modo di ritornarci, giusto invece ora soffermarci sui mondiali con questa scheda e poi ne parliamo ancora con Giorgio Veglia. Sono rimaste le più costanti, le più concrete, ma soprattutto le più forti. Danimarca-Svezia.
uno contro uno verso destra, ancora Oris, deve riposizionarsi Oris, che poi inventa un gol meraviglioso, conclusione in sottomano, splendida la rete di Oris per il 13-13. Sottomano, Holm cambia zona di campo, ma non cambia l'esito perché trova un gran sottomano. Gottfriesson dall'altro lato, c'è il taglio, perdono completamente l'uomo, ci pensa Landin a salvare tutti su Lagergren. Che parata che ha fatto Landin. Possibilità per Mensa Larsen, rete bellissima ed importantissima, 24-21, para Landin, Landin è stratosferico. La Danimarca può giocare con la tranquillità del più 2 che diventa più 3. Magnus Landin a 1,5 dalla fine chiude la partita. Sono loro i campioni del mondo per la seconda volta consecutiva. Sono loro la squadra da battere. Sono loro che festeggiano ancora una volta sul terreno di gioco. Sintesi della partita, la finale, andata in onda come il resto tutto il mondiale su Sky Sport Arena. Giorgio, ma è sufficiente avere un grandissimo portiere per poter primeggiare nel mondo? Certamente no, i portieri sono stati parte dello spettacolo, è bellissimo da vedere, però vedere dei giovani giocatori a quella velocità, con quella tecnica è spaziale. Io mi sono divertito molto, mi ha fatto piacere, devo fare i complimenti con chi è riuscito a portare Sky Sport ai mondiali adesso, ha avuto un successo qua da noi incredibile, a Trieste, non quelli che seguono la pallamano, ma soprattutto su quelli che non la seguono. In tutta Italia, Giorgio, in tutta Italia. È stato un trionfo, veramente. Certificato dall'audience. No, te lo dico per quello che si sente. A Trieste conoscono molto la pallamano, però anche quelli che non la conoscono l'hanno seguito, è stato un spettacolo. Per quello parlavamo prima di alzare l'asticella, stare noi società, cercare di presentare uno spettacolo del genere, per dopo avvicinarsi a Sky e aumentare l'audience, la popolarità e gli sponsor e tutto quello che ne consegue. Dico la verità, siamo ancora lontani, ma dobbiamo lavorare e soprattutto dobbiamo credere. E intanto, insomma, importante che questo percorso sia cominciato, non soltanto attraverso Sky Sport Arena, attraverso Eleven Sport, questo per quanto riguarda il massimo campionato, grazie a questa splendida sinergia federazione club. Matteo, ci sono stati grandissimi festeggiamenti, no? Sì, nel nord Europa. Assolutamente, dove la pallamano continua, addirittura per la semifinale c'è stato un audience del 50% in Danimarca, che è un audience televisivo veramente impressionante. Ma da Sanremo, da festival. Veramente, Sanremo. Veramente incredibile come numero. Però c'è stata questa particolarità, la notte prima della finale, possiamo vederla con il ponte di Horesund, che è il ponte che collega la Danimarca con la città di Dragor alla Svezia, con la città di Malmo. E il ponte era stato illuminato così, con i due colori delle due nazionali, e poi è diventato tutto bianco-rosso, tutto danese. Quello è un ponte che unisce le due nazioni, che venga colorato così per la pallamano, ce la dice lunga su quello che è la pallamano. Hanno vinto i più forti, Giorgio? Beh, certamente, hanno vinto senz'altro i più forti. Bene, allora, noi possiamo a questo punto anche congedare Giorgio Veglia, è sempre un piacere parlare con lui, insomma, Bibbia. Che piace sfogliare tutta, insomma, della pallamano italiana, memoria storica. Grazie, appuntamento. Ti tocca bella partita nel prossimo fine settimana. Niente male, Fasano è in gran forma in questo momento. Ah, certo, sono le due sorprese di sabato scorso, si incontrano al Palazzo di sabato. Mi auguro uno spettacolo, sarà sicuramente rida da vedere. Sia il Fasano sia il Trieste stanno giocando bene. Spero che lo spettacolo prevalga. Poi se vince Trieste sono ancora più. Vabbè, ci mancherebbe. Spettacolo che sarà possibile gustarsi su Eleven Sport, che è la piattaforma ufficiale per il campionato Serie A Benetta. Grazie Giorgio, buon lavoro e bocca al lupo. Ciao Giorgio. Ciao a tutti, ciao Matteo. Bene, allora, questo è quanto. Ci fermiamo pochi istanti di pausa, poi ritorniamo di nuovo in studio per analizzare ciò che sta avvenendo invece nella Serie A Benetta femminile. Bene,
Facciamo ancora un piccolo inciso sulle finals di Salso Maggiore Terme, perché sono stati coinvolti tutti gli appassionati, prima i tecnici, poi l'intero movimento, perché bisognava decidere i migliori, no? Della Serie A, del movimento, insomma, maschile e femminile, che saranno poi premiate a Salso Maggiore. Abbiamo the winner is, no? Abbiamo i vincitori. Possiamo aprire the winner are in questo caso. Esattamente. Stiamo parlando naturalmente dei FIGIAC Awards per l'anno 2020 e sì, avete individuato, i fan della pallamano hanno individuato i vincitori, vediamoli in grafica e li scopriamo uno per uno, li abbiamo già rivelati sul sito federale questa mattina, eccoli qua. Domenico Ebner e Giada Babbo sono i migliori italiani assoluti, quindi Italia-estero non c'è stata differenza. Per quanto riguarda i migliori italiani di Serie A Beretta, abbiamo Bianca Del Balzo al femminile e Pablo Marrocchi, che è una new entry assoluta per quanto riguarda il campionato maschile. Pasqualino Di Giandomenico, anche lui vince un FIGIAC Awards per la prima volta, è il miglior portiere. Miglior portiere al femminile invece è un abitué, direi, il capitano dell'Italia femminile Monica Prunster, portiere del Bressanone. Novità anche tra gli stranieri con Bozidar Nikocevic, il montenegrino della Ego Siena, ex Bressano, e Savica Mirkiki, che è un'assoluta new entry del nostro campionato Serie A Beretta. Underdog, assolutamente. Perché è entrata, insomma, ed è riuscita a sorpresa nella superare lista. La concorrenza di Arasai Duran e Suleiki Gomez, che sono le due giocatrici che hanno fatto man bassa di titoli individuali e non negli ultimi anni. E in ultimo, per quanto riguarda i giovanissimi, Ramona Manolovic e Thomas Bortoli. Bene, questi i vincitori saranno tutti quanti ovviamente premiati a Salso Maggiore Terme. Tempo invece di omaggiare, manco a farla apposta, proprio Giada Babbo, no? Perché quasi a legittimare un titolo che poi avrebbe conquistato, perché quando ha giocato contro il Pontina non sapeva ancora di essere la vincitrice dei FIGIAC Awards, però insomma la magia che ha regalato in occasione della partita contro il Pontina merita una citazione. Beh, è un capolavoro d'astuzia, credo che Giada Babbo sia riassunta nei due gol che ha fatto al Pontina pareggiando. Vero, uno all'andata al autentica tempo scaduto, bestia nera. Esattamente, uno all'andata palleggiando e facendo tutto il campo, andando a segnare praticamente, e questo ancora di più, veramente un capolavoro d'astuzia, lo possiamo vedere con questa palla recuperata sulla parata di Bordon, grandissima parata, una di grande Bordon. Parata Eccola, che ha deciso la partita, partita chiusa. Vedete? No. Non è partita chiusa, perché il pallone arriva a Barbosu, che dà una palla un po' morbida, ma se non sei Babbo forse quella palla non la leggi, no? E invece lei ha avuto... E non ci credi soprattutto, non ci credi, no? Lei è partita da dietro, praticamente era al centro del campo, è partita da lontano, è andata a prendersi quella palla. Ha scommesso su quella palla. E ha vinto alla grandissima. Credo che faranno di tutto per blindarla il più possibile a Bressanone, perché è veramente una gran giocatrice. Regalando a Bressanone un punto importante in prospettiva playoff, mastica amaro il Pontina, ma che comunque ha confermato anche a Bressanone di essere una squadra dalle indubbie possibilità e dai grandi margini di crescita. Abbiamo anche le interviste, no? Durvalder e il tecnico del Pontina Giovanni Nasta, ascoltiamo. Un po' è un déjà vu dell'andata, ma sì, è andato così. Abbiamo lottato fino alla fine, loro sono una brava squadra. Nadia Bordon aveva la giornata strepitosa e sì, noi dobbiamo fare gol. In effetti era vinta, ci siamo rilassati sulla prodezza di Bordon, dopo il buon intervento difensivo ci siamo un attimo rilassati, pensavamo fosse finita e abbiamo mollato con 3 secondi di anticipo. Niente, è andata così, complimenti alle ragazze di Bressanone, ancora più complimenti alle mie ragazze, di cui vado orgoglioso ogni giorno che passa. Campionato molto interessante, molto piacevole, anche quando aspetto il momento di vedere le altre partite per preparare magari l'incontro successivo, è sempre un momento interessante dove non c'è mai noia come qualche volta accadeva negli anni scorsi. Partite scontate ce ne sono solo quando giocano le prime contro le ultime, però stiamo vedendo che il gap si sta sempre di più riducendo.
Bene, questo è il commento di Giovanni Nasta. Diamo uno sguardo al prossimo turno, Matteo. Vediamolo con l'aiuto della grafica, capiamo quello che ci aspetta. Anche qui un turno che precede le finals di Coppa Italia, quindi un turno interessante. Queste sono le gare. Occhio soprattutto a Erice, che vorrà blindare il quarto posto contro le Guerriere Malo. E in generale partite sicuramente interessanti da seguire, lo ricordiamo sempre su Eleven Sports. Bene. Grazie, grazie a Matteo Aldamonte per le precisazioni del caso. È tutto questo numero di Animal Mania. Come sempre un ringraziamento a Sabrina Alessio in redazione. Noi ci ritroveremo giovedì, però avremo una location diversa rispetto al nostro abituale studio, no? Perché saremo ormai già, insomma, lì, di stanza a Salso Maggiore. Addirittura d'arrivo per tagliare il nastro della final, delle finals. E dunque sarà un appuntamento un prossimo fine settimana assolutamente da gustare fino in fondo, a partire da venerdì con sei partite, quattro nella giornata di sabato e poi le quattro finali nella giornata di domenica. Poi tutti i dettagli sul sito fgh.it. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento a giovedì prossimo. Arrivederci.